ragazze, le abbiamo conosciute prima, sono le tre protagoniste della, come possiamo definire, del mondo del sovrappeso e delle diete. È il momento, a mio avviso, più duro, perché per una persona che è in sovrappeso, dire pubblicamente il proprio peso, insomma, non è molto facile. Quindi un applauso a queste tre donne coraggiosissime. Sono venute qui, si sono messe in gioco, hanno voglia di dimagrire, chi per un motivo, chi per un altro, e quindi si devono sottoporre anche alla pesata pubblica. Allora, dottoressa, vedo già che lei è pronta con cartellina e penna. Da chi cominciamo? Da Giovanna? Sì. Dal terremoto, così l'ha definita la dottoressa. Terremoto. Sì. Prego, aspetta, prima di salire, tra l'altro adesso ci ho fatto caso, siete con un look ginnico. Certo. Beh, certo, da quanto tempo non mettevo una tuta? Da un bel po'. Lei prima ha detto un anno, chissà se è vero o no. Perché, come dice giustamente la dottoressa, dimagrire con un regime alimentare sano ed efficace, ma va fatta anche tanta ginnastica. Assolutamente, importantissimo, necessario, assolutamente. Vivrete con le tute, ecco. Intanto guarda, anche adesso, la fare i bambini a scuola. Sì, ma devi sudarci dentro, ci devi sudare dentro. Vabbè. Ma la scarpa da ginnastica serve poi per il tacco, eh. Ah, assolutamente. Va bene, il tacco, è vero. Assolutamente. Vabbè, vado ragazze, salgo. Tarata male. Vuoi dire tu, non è tarata male, è tarata benissimo. Beh, a casa mia pesavo meno, comunque 92 e mezzo. Io vedo 93. Ah, vabbè, ok, 93. No, sta oscillando, no, ve lo giuro, sta oscillando. Sì. No, scusate, mi dicono di togliere la giacca perché la giacca pesa. Anche le scarpe, se volete mi tolgo anche le scarpe. Poi si dovrà pesare sempre così. Avete visto che peso 92 adesso? A casa pesi meno per questo. Allora, attenzione, lei pesa, dottoressa, effettivamente ha ragione. Eh sì, ha ragione Giovanna. Lei a casa si spoglia ovviamente al massimo con l'intimo. Qua anche chiaramente le scarpe pesano. L'importante comunque sarà sempre pesarsi nelle stesse condizioni. Quindi, dottoressa, quanto è il peso con scarpa da ginnastica e vestita e microfono? Allora, 92. Ok. Vabbè. 92, segniamo, prego. Grazie, molto gentile. Ecco, è il momento di Francesca. Francesca è la più piccola, la tenerona, come dice la dottoressa. Prego le scarpe, il microfono. No, la giacca sì, dai. La giacca sì. Ti tagliamo anche i capelli. Va bene, prendo gli occhiali. Ma guarda, il ciacci l'abbiamo che trasforma, quindi okay. Tutto in casa. Vai, Francesca. Dottoressa, prego. 84 e mezzo. 84 e mezzo. Grazie. Che c'è? Vieni. Ma come? Sei così forte? E sono la più alta, sono la più vecchia. Adesso dai, peso ti prendo anch'io per mano. Dai. Vedete che anche un marino ha un cuore. Ma perché ti stai commuovendo? No, non mi commuovo, mi viene da piangere. Aspetta che butto fuori l'aria. Da mille, la odio. E le scarpe. Salgo. Mamma. Butto fuori l'aria. E dai, meno di quanto pensavamo. Dottoressa? Siamo a 113. 113 chili. Ma c'ho le ossa grosse. Assolutamente. Ma ti e sei altissima. Sei altissima. Allora, dottoressa, ricordiamo i pesi. Giovanna pesa 92. Paola pesa 113 e Francesca 84 e mezzo.